La regina delle balene, il leviatano di zona. Tutti possono entrare. Siamo intanto in un teatro stupendo. Teatro San Salvatore, allora vorrei sapere ma cosa accade qua venerdì sabato, perché qui vi vedo impegnatissimi, ma cosa c'è dietro, cosa, cosa succederà? Mi hai fatto una domanda alla quale io non posso rispondere, lo sai eh? Raccontaci un po' questi personaggi che hai a fianco, per quello che si può dire, perché ovviamente se no poi perdiamo il gusto del divertimento e questa claunitudine che è dentro di ognuno. Sì, la clownitudine è dentro di noi, tutti noi, dentro noi quattro sicuramente è sarà in scena, ma è dentro tutte le persone che verranno qui, è dentro tutti, è dentro ognuno di noi, è soltanto che non, non, non lo sappiamo ed è un peccato perché è una cosa molto preziosa. È una parte che, secondo me, varrebbe la pena di vivere, proprio perché è la parte più autentica, è la parte eh, del bambino no? che si stupisce, è la parte del sorriso, è la parte del. Sì, troppo in fretta? Sì, sì, decisamente. Purtroppo. Eh, insomma, non, non... una riscoperta scoperta, assolutamente. Allora, il maestro, un po' qualcosa non possiamo dire non più di tanto perché ci sente, ma non ci può rispondere. Annuisce, poi scopriremo perché eh, il maestro è una presenza assolutamente eccezionale perché insomma è italoceco eh, con ascendenze però emiliane perché suo padre era di era Arturo era di Riccardina di Budrio e quindi però insomma lui è italoceco ed è maestro dello sperimentalismo sperimentale quindi cioè, non stiamo parlando dell'ultimo e insomma lui si esprime non attraverso non a parole anche perché è muto Beh. ma eh, attraverso la sua musica attraverso mh, un modo tutto suo di concepire la Musica, è una elaborazione insomma, che lui ha fatto molto personale della, eh, della musica, insomma. Quindi, non vi dico di più. Ma è più impassibile o impossibile? <ride> fatica a decifrare. Accidenti, cosa dite voi? È, è che lo scopriremo senz'altro. Diciamo eh, che è bello e impossibile eh. ed è anche impassibile. Impassibile, la forza dell'ignoto del maestro. Lo conoscete bene il Maestro? Sì, lo conosciamo molto bene Beh eh, sì, diciamo che noi abbiamo la fortuna di, di collaborare con lui, per cui cioè, lui collabora con noi, ci fa questo onore, per cui insomma un pochino abbiamo avuto modo di, di conoscerlo e... Di ah, scoprire. Sì, e abbiamo scoperto la sua clownitudine che è, è eccezionale. eccezionale. Senti, Tonino Guerra, eh, che figura è per voi? Perché è questa traccia che, che segui e che seguite, però è, è qualcosa di più. Sì, Tonino Guerra è sicuramente la... la è il fil rouge dello spettacolo con, il suo, eh, con la sua poesia questa poetica così appunto delle piccole cose della ehm, la riscoperta delle piccole cose l'importanza delle piccole cose e comunque l'infanzia ehm, la vita la vita lui l'ha raccontata in un modo molto eh, particolare molto diretto molto semplice e per questo eccezionale secondo me perché arriva e poi chiaramente noi raccontiamo un po il suo mondo soprattutto tutto quello che ha creato con Fellini e quindi insomma diciamo eh, l'atmosfera surreale, circense, eh, onirica insomma, ecco, questi, mh, il, nostro, mh, il nostro gruppo che è, mh, che è quello del piccolo circo degli emotivi acrobati eh, vi, vi, vi trasporterà in questa atmosfera, in questo viaggio insomma veramente surreale, onirico e da questo punto di vista insomma atmosfera molto felliniana, quindi Anche perché Fellini è molto vicino a noi come terra, noi emiliani, siamo un po' emiliani romagnoli, siamo un po' in genere tutti un po' feliniani, però spesso quasi ce ne vergogniamo, abbiamo pudore, facciamo finta di non accorgersi Abbiamo come dire, proprio mh, mh, ci vergogniamo quasi invece. Sarebbe sì. la cosa più interessante, più, più sì. bella che possiamo essere. Eh, noi siamo spudorati invece, noi non ce, ne vergogniamo, non ce ne vergogniamo e non solo, ma siamo proprio spudorati nel senso che ci mettiamo a nudo in scena, non in modo eh, fisico, ma in modo mettiamo a nudo la nostra anima. Questa è assolutamente questa, è, le, è diciamo la, è alla base di tutto lo spettacolo. Insomma, quindi eh, non è tanto mettersi la maschera, ma togliersela e anche quando ce mettiamo comunque ce la togliamo sempre. Quindi un invito a venire qua, assolutamente venerdì, sai che non viene non sa cosa si perde. Esatto, venite. Assolutamente. Imperdibile imperdibile. Accorrete numerosi perché sarà un'atmosfera assolutamente onirica, assolutamente poetica, sognante, da, da, insomma, noi questo faremo e quindi eh, vi coinvolgeremo tra Potete montagne russe emozionali e quindi ci sarà uno scambio, uno scambio perché per me il teatro lo dico sempre ogni volta che ormai faccio tante di quelle interviste e lo dico sempre che per me il teatro è comunque è condivisione, quindi condivisione di emozioni, di idee di, di, di sensazioni, di energia, eh, questo è il grande potere rivoluzionario del teatro. Insomma, il teatro abbatte le barriere, noi è questo che vogliamo fare, è questo che faremo. E non solo a teatro, perché se non, non, non avrete condiviso abbastanza sul palco potremmo condividere un brindisi dopo lo spettacolo con gli attori offerto dalla cantina Bortolotti. Beh. Questo è Importante, un buon bicchiere di vino, di vino buono, sano, naturale, quello dalle nostre terre ci riporta anche alla quotidianità. Sì, sì, infatti è bravissimo che, che l'ha ricordato. Dobbiamo eh, ringraziare la cantina Bortolotti che ha aderito. Il vino, cioè proprio... il vino è proprio condivisione, condivisione e alla fine ci sarà anche questa ulteriore appunto condivisione, come giustamente ha detto lui. E noi brinderemo con voi. Quindi grazie, insomma, appunto. A, la cantina, eh... certo che vi... A Flavio Cantelli che ha, che ha aderito a questa cosa, che insomma con grande passione, con grande, ehm, con grande amore anche lui per il teatro e per, e per il suo vino che è veramente eccezionale, quindi eh, assolutamente vi aspettiamo e brinderemo insieme dopo lo spettacolo e quindi staremo tanto insieme. Ecco. Rimanete a Stemi fino a venerdì sera, poi lasciatevi andare, divertiti, fatevi scappare questo sorriso che ci vuole nella quotidianità sì. e un brindisi per finire con i calici in alto. Sì. Rideremo e piangeremo perché comunque insomma il clown è questo e noi saremo noi siamo quattro clown, quindi ognuno a suo modo, ognuno diverso e cercheremo di tirare fuori il clown che è in voi, la vostra clownitudine, di, di stuzzicarla ecco quantomeno. Quindi è una, è una bella sfida, è una bella... Una bella prova. Sì. Vi invito ad entrare, avete paura che non entriate nel ventre della balena non troverà mai il suo tesoro, <ride> così dice l'antico libro della saggezza. Entrate e vedrete giù per la